Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo del lavoro, il lavoro che c'è nel nostro paese, perché non vengono ricoperte quelle caselle, quali sono le difficoltà. Cercheremo di fare un viaggio tra le opportunità che ci sono nel nostro paese con un esperto che conosce molto bene tutte le opportunità occupazionali dal nord al sud. Ma come sempre, iniziamo da una lettera che ci ha inviato un nostro telespettatore. Verissimo, Giuseppe, verissimo. Buonasera intanto ai nostri telespettatori. E allora, andiamo subito a vedere di che cosa ci parla la lettera che abbiamo scelto per la puntata di questa sera. Intanto però io vi devo ricordare il nostro numero verde. Voi prendete carta e penna, così potete segnare il numero 800-508-990. Gratuito anche per i cellulari. Quindi se volete fare delle domande dopo potete chiamarci tranquillamente. Ma intanto vediamo che la lettera dice così. Sono la signora Anna e vi scrivo dalla provincia di Napoli. Mio figlio, pur essendo laureato in giurisprudenza, è da 5 anni che svolge lavori saltuari, ma non trova un lavoro più o meno stabile. Che cosa deve fare? Ho letto che molti giovani si rivolgono alle agenzie per il lavoro, ma sapreste dirmi come funzionano? Ecco, secondo voi il suo titolo di studio può interessare queste agenzie interinali? Grazie tante e vediamo di rispondere alla signora Anna. E allora cerchiamo di dare una risposta perché abbiamo qui proprio il rappresentante, il direttore generale di Assolavoro, Agostino Di Maio. Buonasera direttore. Buonasera, che rappresenta Assolavoro, spieghiamo, le ex agenzie di lavoro interinale, poi si è chiamato agenzie per la somministrazione, ora sono agenzie per il lavoro, insomma tutte quelle agenzie, quante ne sono? In Italia sono circa un'ottantina, associate ad Assolavoro abbiamo 44 agenzie che rappresentano circa il 90% del mercato del lavoro della somministrazione in questo paese. Voi siete in prima linea per dare delle opportunità, delle chance occupazionali. Possiamo rispondere alla signora che ci scriveva, la nostra telespettatrice della provincia di Napoli. Dice: mio figlio da 5 anni è laureato in giurisprudenza, non riesce a trovare uno sbocco. Diciamo che è difficile per tutto, ma ancora di più nel sud Italia. Ma come deve fare per avvicinarsi a una delle vostre strutture? Sono tante quelle? Sono tante, abbiamo circa 2500 sportelli su tutto il territorio nazionale, però forse è il caso di dire cosa è un'agenzia per il lavoro. L'agenzia per il lavoro è un soggetto autorizzato dal Ministero del Lavoro che fornisce lavoro alle aziende che chiedono alcuni lavoratori secondo dei parametri di legalità. Quindi quando un giovane entra in un'agenzia per il lavoro è certo che avrà un lavoro legale, che può essere un lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, e ovviamente nessun elemento di carattere economico deve essere richiesto al lavoratore. È importante questo. Nessun intermediario in questo paese è autorizzato a prendere soldi da un candidato. Quindi deve presentare solo il curriculum, deve fare la selezione, ma assolutamente, lo diciamo alla signora a casa, così come a tutti i telespettatori, mai dare dei soldi quando chiedono del denaro. Tutti i servizi che le agenzie offrono ai candidati sono servizi gratuiti. Cosa fanno queste agenzie per il lavoro? Hanno una domanda delle aziende nei diversi territori e quindi cercano di soddisfare questa domanda selezionando i candidati più idonei per accompagnarli al lavoro. Quando il candidato non ha le competenze che magari serve a quell'azienda, l'agenzia cosa fa? Lo forma, e lo forma gratuitamente in maniera tale che quel candidato possa rispondere alle esigenze dell'azienda. Allora, prima di andare avanti in questo viaggio tra le opportunità di lavoro, perché poi ci dirà il direttore Di Maio anche quali sono le aziende che in questo momento, comunque le aree che in questo momento chiedono figure professionali. Maris. Ricordiamo ai nostri telespettatori ovviamente le nostre coordinate, il numero verde ve lo ricordo 800-508-990 e la nostra mail che vedo che la sapete già molto bene, attenti al lupo @tv2000.it. Ecco, volevano chiedere in particolare il signor Aldo, chiede, ci ha mandato appunto una mail, se c'è un limite di età. No. Sia meno che... Ma, assolutamente no. Anzi, cosa è successo in questi anni? Che le agenzie per il lavoro sono diventate la porta d'ingresso sia per i giovani, quindi per le prime occasioni di lavoro, ma anche in virtù purtroppo della crisi, una porta d'ingresso per la ricollocazione dei lavoratori anche più anziani. Quindi si rivolgono alle agenzie per il lavoro sia giovani sia persone over di 40-50 anni che cercano una seconda opportunità. Quali sono le richieste maggiori che in questo momento avete? Da quali settori? Allora, prima cosa, diamo una notizia. Un po' di ripresa c'è in questo paese, perché noi vediamo che c'è una maggiore richiesta delle aziende. Però questa è una ripresa molto selettiva, solo in alcune aziende, solo in alcuni settori, e quindi bisogna puntare bene, come dire, le proprie carte. Prima che lei ci indica un po' i settori, vediamo insieme che cosa... Invece ci racconta il presidente di Unioncamere, perché insomma sono aumentati, come diceva anche lei, un po' i posti di lavoro, ma sono posti di lavoro che sono diventati a tempo indeterminato, ma erano sostanzialmente magari part time, insomma collaborazioni con le aziende rispetto a nuove occasioni reali di lavoro. Che cosa ci dice il presidente di Unioncamere, Dardanello? Sentiamo.
Possiamo dire che c'è un passaggio da contratti a tempo determinato a indeterminato più che nuove assunzioni? Beh, questa era una logica che avrebbe comunque comportato lo stesso Job Act nella determinazione di questi nuovi percorsi, di questi nuovi processi. E questa è la strada che in questo momento sta dando maggior fiducia a chi veramente si trova anche un contratto più stabile. Logicamente nuovi contratti tarderanno un po' a arrivare, ma nel momento in cui la malattia viene, finisce e si ritorna ad essere in salute, ecco, partirà anche assolutamente in termini molto più concreti di quelli attuali i numeri di cui probabilmente ha bisogno il nostro Paese. Allora, abbiamo visto la risposta, insomma è un'occupazione ancora da leggere, ancora questa occupazione che è in giro, insomma in tante aziende sfruttano le opportunità che ci stanno per assumere a tempo indeterminato. Le chiedo, quali sono i settori? Vi faccio la domanda perché è importante. Allora, sicuramente abbiamo alcuni settori tradizionalmente che stanno aumentando l'occupazione, per esempio i servizi alla persona. Quindi in Italia c'è una popolazione che invecchia, quindi tutti i servizi di cura e di tutela delle persone, anche il personale infermieristico è molto richiesto. Poi ovviamente ci sono alcune professionalità tecniche che sono molto richieste, quindi operai specializzati, gli ingegneri, informatici, tutto il settore dell'information technology. Ecco, diciamo, quanto più è alto il profilo tecnico della professionalità, più c'è una buona possibilità di trovare lavoro. Voi avete anche degli occupati a tempo indeterminato. Quanti sono arrivati di tutte le agenzie, di tutte le vostre oggi agenzie? Oggi nel nostro settore abbiamo circa 20.000 lavoratori assunti a tempo indeterminato e entro quest'anno probabilmente arriveremo a 30.000. Consideri che mediamente in un anno noi diamo lavoro a circa 250.000 persone. E la cosa importante è che questi lavoratori, nel momento in cui vengono mandati in missione presso un'azienda, hanno le stesse tutele, le stesse garanzie dei lavoratori cosiddetti diretti che lavorano già all'interno di quell'azienda. Quindi parità di trattamento retributivo e parità di trattamento normativo. Questo è un grandissimo elemento, come dire, di civiltà e di garanzia per le persone. Maris. Allora, abbiamo diverse mail, partiamo dall'ultima, ce l'ha mandata il signor Mario che ci scrive dalla Toscana. Lui dice ha una piccola bottega, ecco, soltanto che lui cerca dei lavoratori, si può rivolgere anche lui a queste associazioni, a queste agenzie anzi? Assolutamente sì, io direi che deve rivolgersi a queste agenzie, perché le agenzie sono in grado di fornire a questa bottega, ma anche a un'impresa piccola, media, grande, grandissima, proprio le competenze di cui quella bottega ha bisogno. E, come dire, noi abbiamo uno slogan al quale teniamo molto, noi premiamo il merito, cioè le persone che lavorano con noi hanno le competenze giuste perché devono soddisfare una domanda di un cliente, che in questo caso è l'azienda, e quindi è un canale privilegiato per appunto favorire il merito e non le clientele o le raccomandazioni, che questo è uno dei temi, dei mali di questo paese. Il vantaggio per le aziende di assumere dei vostri lavoratori qual è sostanzialmente? Perché devono avere un picco di produzione e quindi possono rivolgervi a voi o possono comunque chiedervi dei lavoratori in qualsiasi fase e periodo dell'anno? Possono chiedere i lavoratori da noi per qualsiasi motivo, e i motivi sono svariati. Vi può essere il picco di produzione, vi può essere il picco stagionale, vi può essere un'assenza delle competenze che servono in quel momento. Se l'azienda in quel momento ha bisogno di alcune professionalità e non le trova sul mercato, viene da noi, appunto con un lavoro che è appunto legale e tutelato. E allora, lei è qui, nei nostri studi siamo in diretta, ma insomma sono stati 2 giorni a Roma particolari per tutto il mondo del lavoro, perché c'è stato un convegno mondiale organizzato proprio dalle società di lavoro, delle agenzie di lavoro temporaneo, agenzie per il lavoro, che ha visto tantissimi esperti arrivare da ogni parte del mondo. Allora, noi abbiamo sentito sul momento difficile e sulle opportunità un italiano, perché poi sono gli italiani che fanno strada. Pensate, il direttore dell'area lavoro dell'Ocse è un italiano e si chiama il dottor Scarpetta. Vediamo che cosa dice il direttore Scarpetta su questa situazione dell'Italia. L'Italia è uno dei paesi in cui i giovani prima studiano e poi entrano sul mercato del lavoro. In molti altri paesi, soprattutto nella parte finale del processo formativo, si ha anche un po' di esperienza sul mercato del lavoro. Se lei chiede a molte delle imprese che cosa chiedono quando devono assumere una persona, ovviamente delle competenze accademiche, delle competenze di base solide, ma anche dell'esperienza di lavoro. Si acquisiscono quelle che chiamiamo i soft skills. La capacità di comunicare, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di lavorare su diversi progetti allo stesso tempo. Questo si apprende molto più facilmente sul mercato del lavoro attraverso un'opportunità lavorativa rispetto che ai banchi di scuola o dell'università. Se dovesse dare un voto all'università e alla scuola italiana? Ma l'Italia ha delle eccellenze.
Io vivo all'estero e molti dei giovani italiani che vengono, che appunto arrivano perché rispondono a delle offerte di lavoro, sono altamente qualificati. Allo stesso tempo abbiamo molti giovani con competenze estremamente basse. Il problema dell'Italia non è soltanto quello di migliorare il livello medio della formazione scolastica universitaria, ma di ridurre questi enormi divari che esistono, che non sono soltanto divari geografici, sono anche divari all'interno della stessa regione. Alcuni istituti, alcune università producono eccellenza, altre purtroppo producono livelli di istruzione e di competenze molto bassi. Insomma, è un'Italia a macchia di leopardo anche per il lavoro e anche per la formazione. Perché non si incontrano mondo della formazione e mondo produttivo? E voi che cosa cercate nei ragazzi che selezionate? Che cosa chiedete? Il tema della formazione, come ricordava anche il dottor Scarpetta, è un'emergenza nazionale. Per troppi anni si è ritenuto che l'unica formazione fosse quella della scuola, con un muro invisibile che separava il mondo dell'istruzione con il mondo del lavoro. In Germania da anni invece ci sono ipotesi di alternanza scuola-lavoro. Il ragazzo studia, ha occasioni di lavoro, torna a studiare. Quindi questa barriera invisibile in qualche modo ha prodotto una formazione lontana dai bisogni delle aziende. Spesso i ragazzi studiano con titoli di studio che non servono alle aziende e questo è un problema. L'altro problema è che la formazione professionale è stata per troppi anni una formazione anche qui lontana dai bisogni delle aziende. Corsi di formazione fatti su materie che non servono, e questo è sbagliato. La formazione che invece eroghiamo noi è una formazione mirata rispetto alle richieste del mercato e quindi quando il ragazzo esce da un corso fatto da un'agenzia per il lavoro è pronto a essere inviato in missione. Un laureato in giurisprudenza, in lettere, in sociologia lo prendete in considerazione? Sì, sono lauree che sono più difficile collocazione, ma quello che noi cerchiamo quando vediamo un ragazzo è la sua voglia di mettersi in gioco. Quindi è importante non solo la specializzazione dello studio, noi vediamo ragazzi che hanno lauree, master e varie specializzazioni. È importante che quel ragazzo abbia dimostrato di cercare anche esperienze alternative, anche se ha fatto il cameriere, anche se ha fatto il bagnino, anche se si è spostato, che abbia dimostrato il desiderio di avviare un percorso. Cerchiamo questa scintilla. Mi sembra davvero una cosa interessante, la voglia di fare, la voglia di andare avanti. Maris. Intanto una domanda che così insomma possiamo rispondere a diversi telespettatori, ce lo stanno chiedendo: dove si trova Asso Lavoro? Ecco, se c'è un numero di telefono, un punto di riferimento. Allora, questo è importante per non fare confusione. Asso Lavoro è l'associazione di categoria delle agenzie per il lavoro. Quindi sul nostro sito www.assolavoro.eu possono trovare l'elenco delle agenzie per il lavoro, ma non devono chiamare l'associazione, ma possono rivolgersi alle singole agenzie. Che sono praticamente in tutta Italia. Abbiamo 2500 sportelli in tutte le regioni italiane. Che cosa è importante? Lei ha detto la voglia di fare di una persona che viene a fare un colloquio da lei, insomma dalle vostre strutture. C'è un elemento che scatta anche a livello formativo, che vi incuriosisce, che vi fa scegliere una persona rispetto a un'altra? Dal punto di vista della formazione non necessariamente, ma dal punto di vista, come dire, anche dell'entusiasmo che quella persona ha dimostrato nel cercare esperienze nuove, nel mettersi in gioco, magari anche di seguire un filo conduttore di una passione, in qualche modo è un elemento che ci fa capire che quella persona segue appunto un percorso, chiamiamolo di amore, di attenzione verso un proprio percorso di crescita. Spazio ancora ai nostri telespettatori, vero Maris? E spazio alle telefonate, c'è la signora Maria che ci aspetta al telefono da Bari. Buonasera Maria. Pronto? Maria, ci sente? Sì, lei mi sente? Forte e chiaro, ci dica tutto. Buonasera. A lei. Senta, volevo chiedere, siccome il mio figlio ha 47 anni, ha perso il lavoro. Lui è un laureato con competenze amministrative, controllo per l'esattezza. Volevo chiedere, le interinali, le agenzie interinali possono accettare questo tipo di competenze, comunque curriculum riguardo a queste competenze? Grazie. Cerchiamo di dare una risposta anche perché al sud davvero c'è questa esigenza anche di persone magari che hanno superato i 40 anni, addirittura 50, e spesso si trovano senza lavoro. Che cosa può fare il figlio della signora? Sicuramente venire in un'agenzia e presentare il curriculum, questo è poco ma sicuro. Fare un corso di orientamento per capire come le competenze che detiene in qualche modo possono essere arricchite o riorientate rispetto alla nuova domanda. Perché un tema è che nel mercato del lavoro di oggi le competenze diventano vecchie velocemente. Quindi bisogna capire, e un'agenzia può aiutare un candidato a dire guarda
qui sei più forte, qui sei più debole, costruire con l'agenzia un percorso di ricollocazione e vedere se poi si accompagna questa persona. E ricordiamo che è sempre gratuito, gratuito, lo sottolineiamo sempre. Le chiedo, uno può anche presentare il proprio curriculum, nel caso della signora, a più agenzie? Assolutamente sì. Perché magari uno ha un'esigenza, l'altra invece ha esigenze diverse di cercare delle figure professionali. Assolutamente sì, si può presentare il curriculum presso più agenzie e invito soprattutto tutte le persone ad andare sul sito del Ministero del Lavoro, dove c'è un albo informatico, c'è un elenco di tutte le agenzie autorizzate, perché gli unici soggetti che possono svolgere questa attività sono soggetti iscritti in questo albo. Maris, rapidamente che abbiamo un servizio. A proposito dell'albo, ci chiede una ragazza, Anna, che ci ha scritto, voleva sapere che cos'è questo albo informatico e se ha un costo, ecco, perché di solito gli albi, no, hanno una percentuale che bisogna versare ogni mese, ogni anno. Ecco, questo albo informatico? No, questo albo informatico ha un costo, ma per le aziende che si iscrivono a questo albo, nel senso che in Italia per avere l'autorizzazione a operare come agenzie bisogna versare una fideiussione, bisogna fare un percorso autorizzatorio molto complesso, al termine del quale si viene iscritti in questo albo e quindi si è autorizzati ad operare. Quindi l'iscrizione all'albo riguarda le aziende, non riguarda le persone, però invito le persone a consultare quest'albo, perché se una società è iscritta in quell'albo è autorizzata ad operare, se non è iscritta in quell'albo allora si tratta di situazioni che è meglio verificare bene. Bisogna verificare. Abbiamo visto prima, il direttore dell'Ocse per il lavoro è un italiano. Vediamo ora quest'altra intervista. Pensate, l'Italia quante eccellenze ha. Anche uno dei massimi rappresentanti di Google, questo grande motore di ricerca a livello mondiale, è una donna del sud, giovane, una donna partenopea. Sentiamo l'intervista e le opportunità che ci sono sulla rete. Quali sono le opportunità che ci sono sulla rete per quanto riguarda i lavori? Le figure maggiormente ricercate dalle aziende saranno negli anni prossimi, ma già nell'anno corrente, quello di web manager strategist, social strategist, quindi tutte figure che accompagnano il percorso commerciale e di promozione di un'azienda, ma assolutamente online. Quanto è importante la formazione per poter trovare delle opportunità anche sulla rete? Fondamentale, senza nessun dubbio è il punto chiave. Uno studio della Commissione Europea, pensate, ci dice che nel futuro, nei prossimi anni, ci saranno 900.000 posti di lavoro inoccupati, ossia che non troveranno ragazzi. Perché? Perché richiederanno competenze digitali che mancano. È chiaro che in una situazione come quella odierna di disoccupazione giovanile forte, la competenza digitale è il punto di snodo. Avere competenze digitali significa porsi nel mondo del lavoro in una maniera completamente diversa e trovare molte occasioni. Insomma, spunti per trovare delle opportunità, delle chance. Maris. Esattamente, e ce ne dà un altro spunto anche un nostro telespettatore. Ci scrive sulla nostra pagina Facebook, Antonio, faccia un po' il riassunto. Dice, insomma, perché non rendere più semplici questo elenco di opportunità? Magari scrivere un giornale, un bollettino, magari proprio online, con i vari annunci di lavoro, ecco, dove ognuno paga. Direttore, dove trovare queste opportunità che ci stanno? Allora, vi è un sito istituzionale, si chiama Click Lavoro, che è gestito appunto dal Ministero del Lavoro, dove vi sono alcune opportunità di lavoro. Però vi sono poi i singoli siti web, appunto delle agenzie per il lavoro, dove vi sono anche lì delle richieste di lavoro. Quindi l'invito ancora qui è di collegarsi con questi siti e vedere cosa c'è lì. Un'ultima domanda prima di salutarla. Abbiamo sentito la signora che ci faceva la domanda per il figlio 47 anni. Sono tanti quelli che perdono il posto di lavoro a 50, a 55 anni e sono spesso scoraggiati. Che cosa si può dire a queste persone? Perché si parla sempre dei giovani. In realtà il vero dramma è per chi ha una certa età, perde il posto di lavoro, deve riqualificarsi. Che cosa può fare? Qual è la strada? Uno ovviamente non perdere la speranza, anche se mi rendo conto che in alcune situazioni è davvero difficile. In questo paese sta per venire avanti una riforma degli ammortizzatori sociali che porterà, come dire, a superare i sussidi passivi e si andrà verso quelle che noi chiamiamo le politiche attive del lavoro, cioè la presa in carico del disoccupato, il suo riorientamento, la sua formazione e l'accompagnamento verso un nuovo lavoro. Se questa misura avrà successo, anche le possibilità per le persone saranno maggiori. L'esperienza conta comunque nel lavoro, mai bisogna stare sempre attenti, perché certo c'è l'entusiasmo del giovane, ma l'esperienza, la saggezza, la capacità di conoscere il mondo del lavoro è fondamentale. Poi lo chiedono ancora le aziende. Assolutamente sì, l'esperienza è quelle che noi chiamiamo appunto le metacompetenze o le competenze trasversali, la capacità di lavorare insieme. Non basta solo saper fare una cosa, ma bisogna anche sapersi relazionare con il contesto. A volte l'intelligenza sociale in questo senso non è sempre presente ed è una competenza che le aziende cercano. Continuiamo a parlare del lavoro, perché insomma mi sembra che sono tantissime le mail che sono arrivate, quindi sicuramente
ne avremo qualche altra puntata, grazie al nostro ospite, al direttore generale di Asso Lavoro, Agostino Di Maio. Maris. E adesso, come diceva Orazio, con la testa andremo a toccare le stelle con Sol, grazie all'astronauta Maurizio Kelly. Noi invece diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori a martedì alle 19. Ci siamo martedì, è un giorno di festa, ma noi saremo qui alle 19 in diretta. Mica li lasciamo adesso a parlare di gelato, fa caldo ormai e dobbiamo parlare del gelato. Tutti i trucchi, ma anche le opportunità per mangiare un gelato, ma anche per creare attività di lavoro nell'ambito di chi realizza un buon gelato. Ci vediamo martedì, grazie a tutti, un buon fine settimana a tutti. Thank you.